Buongiorno a tutti, sono Anna della cooperativa di Mano in Mano, sono qua a Cambiago in via Castellazzo 8 per parlarvi dell'evento che stiamo organizzando per la prossima settimana. L'evento si chiama Donna Colta ed Elegante ed è un evento che stiamo organizzando per celebrare la figura femminile, la donna. In particolare avremo due tematiche per celebrare la donna e anche l'arrivo della primavera. La prima tematica riguarda l'abbigliamento e quindi la donna nella storia della moda e vi parleremo, vi esporremo degli articoli di grandi sarte, di grandi stiliste che hanno fatto la storia non solo per la loro vita e i loro abiti, ma magari anche per le donne che hanno lavorato con loro come imprenditrici. Dall'altra parte, l'altra tematica è quella dei libri e avremo la donna nella narrativa e l'importanza della donna nel libro. L'evento si svolgerà appunto qui a Cambiago il giovedì 7 dalle 3 alle 7 del pomeriggio, sabato e domenica orario continuato dalle 10 alle 7. Per quanto riguarda l'abbigliamento, non è stato facile scegliere tra le grandi donne della moda, le signore della moda, perché sono state tantissime, tutte importanti e ci spiaceva escluderne qualcuna. Ma per forza di cose abbiamo dovuto scegliere e quindi abbiamo optato per delle stiliste che sono state importanti o per le donne che hanno vestito, o per se stesse, per la loro storia di vita, o anche per quello che hanno fatto a livello imprenditoriale, per le donne che lavoravano da noi. Un esempio è Luisa Spagnoli, che è stata la prima imprenditrice che ha creato un asilo nido all'interno della propria azienda. Oggi però vi vorrei parlare di un'altra grande stilista che è Crizia. Crizia, la possiamo vedere in questa sua maglia, ce la ricordiamo tutti così, con la frangetta. E vogliamo parlare di lei all'interno di questo evento come esempio di libertà. Libertà per se stessa, per la sua storia di vita, perché Crizia era una maestra che ha deciso di smettere col suo lavoro e di lanciarsi in un sogno, quindi partendo da poco con un'amica, ha aperto una sartoria e da lì in poi è diventata una sarta famosa a livello internazionale. E libera però anche come visione, come pensiero e come abbigliamento per le sue clienti. Cioè i capi Crizia sono dei capi che vanno controcorrente, quindi subito negli anni 50, quando era Parigi che dettava la moda e quindi c'erano degli abiti anche molto vaporosi, non comodi. Lei ha pensato ad una moda fatta per le donne tutti i giorni, quindi comodi, indossabili, allo stesso tempo però molto vari. Crizia è anche l'artista contraddittoria, perché ha creato degli abiti con tessuti diversi, con tipologie diverse. In America è diventata famosa come Crazy Crizia, quindi Crizia pazza. E quindi noi abbiamo pensato di celebrarla proprio per la libertà che dava ai suoi clienti e la libertà nella sua vita. Crizia è una delle figure che rappresenta meglio il nostro evento, donna colta ed elegante. Parliamo non solo di lei come donna, ma della sua moda. La sua moda elegante l'abbiamo già visto e invece per quanto riguarda la moda colta troviamo tantissimi rimandi nella sua moda all'arte, la pop art che lei ha amato tantissimo. Troviamo degli abiti con dei disegni ripresi da grandi pittori come per esempio Kandinsky e troviamo anche richiami in generale alla cultura, alla natura, con i suoi animali. Crizia è passata alla storia con la figura della pantera che lei ha raffigurato in borse, in maglie, nella sua maglieria, ma non solo, anche tanti altri animali. Era partita con una pecorella per arrivare poi a rappresentare tantissimi altri animali. Molto innovativo per l'epoca questo. E per finire, cosa c'è di più colto se non il nome stesso di Crizia, che lei si è scelta prendendo spunto dal dialogo compiuto di Platone.
Ecco la nostra lettura dell'8 marzo. Abbiamo voluto celebrare l'evento con un'esposizione che si divide in macrocategorie. Sono il femminismo e le questioni di genere, biografie di donne famose, le grandi scrittrici e in fondo troviamo un tavolo un po' particolare che poi vi mostro. Perché diciamo, l'evento in sé è stato pensato come come la creatività e l'intuito femminile hanno fatto impresa, quindi come queste caratteristiche delle donne hanno trovato sbocco in tanti ambiti. Siamo partiti da un tavolo che secondo noi è importantissimo e attualissimo, tra l'altro, il femminismo e le questioni di genere. Quindi qui è un tavolo dedicato alla saggistica, alla storia delle donne e alla lotta tra i sessi e il femminismo intersezionale, insomma, storie di donne che hanno cambiato la prospettiva, hanno portato avanti comunque una battaglia e che magari hanno subito anche traumi, difficoltà. Abusi, come anche donne celebri, comunque poi vedremo nelle biografie, abbiamo pensato che fosse interessante e di attrattiva riportare le esperienze citate proprio dai libri, delle biografie di queste autrici, cantanti, eccetera, di battaglie che hanno dovuto affrontare e che hanno reso necessaria una forza di volontà davvero, davvero grandissima. Ecco, qui è il tavolo delle biografie, quindi donne celebri che magari conosciamo anche per un solo pezzetto della loro vita, ma qua possiamo approfondire da Giovanna d'Arco alla Monaca di Monza a Edith Piaf, Maria Callas, Mary Monroe, c'è per tutti i gusti, davvero, e sono biografie che vi cattureranno perché sono punti di vista e battaglie che non si conoscono, di solito non si sentono in modo così approfondito. Questo tavolo è dedicato alle grandi scrittrici, da quelle più conosciute come Virginia Woolf, Emily Dickinson, a altre magari ancora meno celebri, contemporanee, ma comunque di grande impatto. Anche premi Nobel, Annie Ernaux, per esempio, e ognuna con un punto di vista diverso, variegato, alternativo, assolutamente consigliatissime da leggere. Questo invece è un tavolo vintage, e mi spiego. Troverete libri che parlano della donna del passato. Quindi quella che oggi ci fa sorridere o arrabbiare, in alcuni casi, libri scritti da uomini tendenzialmente su la brava donna, la donna ideale, che doveva essere brava in cucina, bella allo specchio, spesso e volentieri muta, come in questa vignetta delle Sourire, e che per fortuna ci stiamo lasciando alle spalle, in gran parte ci siamo già lasciati alle spalle. Qui abbiamo dedicato un angolino alla storia della moda, con tante stiliste eccellenti che hanno creato una moda al femminile negli anni, decisamente più confortevole anche, non solo bella ma anche confortevole. Così concludiamo questa esposizione di donne colte ed eleganti, che hanno saputo lasciare la loro impronta nella storia.